pesare. Sono veramente stanco. Piano. Prenderete un po' di latte ogni mattina e presto sarete guariti. Ma come farai, figliuolo, se siamo senza un soldo? Non vi preoccupate, babbo. Col mio lavoro vi procurerò tutto quello che vi occorre. Come sei cambiato, figliuolo mio. E da quel giorno in poi, Pinocchio si alzava prima dell'alba per andare a lavorare. Tirava sull'acqua dai pozzi per annaffiare i campi, fabbricava canestri e panieri di giunco. E tutto questo per comprare quel bicchiere di latte che faceva tanto bene al suo babbo. Intanto passarono più di 5 mesi. E una sera Pinocchio tornò a casa più stanco del solito. Chi è? Babbo. Ah, sei tu. Ecco il latte per domani mattina. Lavori troppo, figliolo. Ma che, posso lavorare quanto voglio. Non temete, mi avete costruito bene. Sono un burattino forte, io. Scusa. Così. E allora, tienlo come vuoi tu. Però, chi nasce burattino sarà sempre burattino. Me lo dice io. E si è morta anche lei. Oh, caro. Dormi. Dormi, figliolo. Bravo. Sono contenta di te. D'ora in poi sarai un bambino come gli altri. Te lo sei meritato. Addio, Pinocchio. Fa bene il suo dovere, la fatina non lo dimentica. Guardate, guardatela! Che storia strana, a dirla non ci si crede.